Da Bergamo. Buongiorno. Siete arrivati proprio in giornata per venire? Sì, 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 sì. Siamo venuti in famiglia per il compleanno della nonna. Compie 70 anni e non saprei spiegarli, lo sentiamo vicino e quindi ci piace venire. Allora, sono qua per visita e poi per Sant'Antonio. Da dove arrivate? Da Napoli. Stiamo facendo una gita con i bambini in occasione anche, sì, dei festeggiamenti. Infatti stavamo assaggiando il dolce tipico. Avevamo questo grande desiderio di vederlo e siamo venuti. Che cosa vi ha lasciato la visita in Basilica? È una forte emozione. Da Bergamo a Verona, passando per Napoli e Lucca, la devozione antoniana arriva da tutta Italia e non solo. Repartant vers la France, on s'est arrêté à Padoue. Siamo venuti qui da Bordeaux per Sant'Antonio, siamo emozionati. Il nostro figlio si chiama Antoine. Continua composta ed emozionante la visita dei pellegrini alla Basilica del Santo, che si prepara a festeggiare il suo giorno più importante, il 13 giugno. Una festa che vedrà tornare a Padova, da Venezia, la reliquia dell'avambraccio di Antonio. Una giornata che Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, racconterà in diretta dall'alba fino a notte fonda, per far entrare nelle vostre case proprio la grande devozione legata al Santo. Sant'Antonio è fede che anima grandi opere di carità, quelle della Caritas Antoniana, che quest'anno sostiene un progetto per realizzare una struttura di accoglienza per i bambini di strada del Burkina Faso. Sono stati chiamati dalla chiesa locale, dal vescovo di Koudougou, per realizzare un progetto per i bambini di strada. Bambini, bambine che vivono ai margini, che lasciano per motivo della povertà le loro famiglie perché orfani, e il grande rischio è che diventino proprio anche loro preda di questo vortice di violenza. Evento lancio delle iniziative della Caritas Antoniana, il concerto del pianista Giovanni Allevi, che si terrà in Basilica. Anche questo evento sarà in diretta su Rete Veneta per portare le note della musica, ma anche la speranza che la Caritas Antoniana vuole dare a chi è in difficoltà. Per portare avanti questi progetti, perché Sant'Antonio ce li affida a tutti noi. Tutti noi vogliamo essere un po' le sue braccia e il suo cuore.